Buongiorno a tutti. In questo video è indirizzato a un presunto cristiano che mi ha scritto, ma secondo me non è cristiano. Questo presunto cristiano che difendeva Magdi Cristiano Allam, che poi cristiano non è, evidentemente è islamofobico. Mi ha detto: quando parli del cristianesimo sciacquati la bocca, ma vorrei precisare che il Crislam è cristianesimo e che quindi io sono cristiana. Cristiani, essere cristiani significa essere seguaci di Gesù, il Messia. Chi è Gesù? Primogenito della creazione, come disse Paolo di Tarso, è il primo degli angeli, Daniele 12:1, l'arcangelo Michele. Quindi tenevo a precisare che non sono musulmana, il Crislam è una forma di cristianesimo che cerca di comprendere e si avvicina all'Islam, ma non è Islam. Questa islamofobia diffusa serve soltanto a fomentare l'odio. Gesù disse: perdona i tuoi nemici. Evidentemente questo messaggio non è stato recepito da certi presunti cristiani. Questa è la Bibbia che io adopero, traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, perché è la più fedele ai testi originali. Quindi, per chi volesse saperne di più, il Crislam è cristianesimo, perché leggiamo anche il Corano? Perché il profeta Muhammad, dire Maometto secondo alcuni musulmani è un'offesa, ma è la traduzione italiana in realtà del nome del profeta dell'Islam. Il profeta Maometto quindi ebbe il merito di convertire al monoteismo dei popoli pagani che compivano dei sacrifici umani a degli idoli. Quindi, e questo va riconosciuto. Quindi, per questo presunto cristiano, falso cristiano che mi ha scritto, si vada a studiare la storia. Io sono una cristiana del Crislam, che ripeto, è una forma di cristianesimo che cerca di comprendere le ragioni umane e storiche della nascita dell'Islam. Leggiamo il Corano perché per quei popoli è parola di Dio, per i popoli arabi. Con questo è tutto, vi saluto.